Si chiude nel miglior modo possibile, nel miglior modo immaginabile, la 28ª giornata del campionato cadetto, del campionato di Serie B per il Genoa, per il grifone di Alberto Gilardino. È poker al Luigi Ferraris per il grifone nel più classico posticipo del lunedì sera, nel più classico Monday night che va a concludere questa nona giornata del girone di ritorno del nostro amato campionato cadetto della nostra amata Serie B. Ragazzi, questo è l'ultimo match di questa 28ª giornata. Non sarà però l'ultimo video, visto che dovrò andare a recuperare nelle prossime ore gli appuntamenti di questa 28ª giornata. Mi scuso ovviamente per il forte ritardo con cui usciranno invece gli altri video analisi commento di questa nona giornata del girone di ritorno. Ma intanto cominciamo dal Luigi Ferraris, dalla festa ovviamente sempre presente sugli spalti di un pubblico eccezionale, di una cornice emozionante, quella del Luigi Ferraris. È una festa grande, ammirata questa sera per 90 minuti per il Genoa di Alberto Gilardino, che risponde da grande squadra qual è ai successi di Bari e Südtirol in quella del nono turno del girone di ritorno, dal calcio di rigore firmato ovviamente da Bomber, dal capocannoniere del campionato Walid Khedira, con il quale il Bari di Michele Mignani non si ferma, non si arresta la corsa della neopromossa pugliese. Non si arresta neanche la corsa dell'altra neopromossa grazie alla tappina vincente da parte di Curto dopo il vantaggio firmato con il sinistro a girare da parte di Simone Mazzocchi, il pareggio per il grifo da parte di Thiago Casasola dagli 11 metri, la gol partita sugli sviluppi di una palla inattiva ancora una volta per la formazione di Pierpaolo Bisoli con la firma, la tappina, il gol vittoria di Curto nel finale. Quindi una Genoa, una grifone che risponde presente alle vittorie di Bari e Südtirol e si riporta con una grande dimostrazione di forza, con un grande carattere, con una prova a tutto tondo, con una prova di qualità ma anche di superiorità questa sera contro l'ultima in classifica, contro il Cosenza di William Viali, che arrivava dalla vittoria nella stracittadina, nel derby tutto calabrese contro la Regina di Pippo Inzaghi, con il finale al Cardiopalma, al San Vito Marulla, con la doppietta decisiva in 60 secondi da parte di Marco Nasti nel turno infrasettimanale. Arriva quest'oggi la terza sconfitta nelle ultime 5 partite. Quinto risultato invece utile consecutivo per il Grifone, 3 vittorie, 2 pareggi. Per quanto riguarda le analisi, invece, per quanto riguarda il percorso di crescita sotto la gestione tecnica di Alberto Gilardino, numeri da capogiro davanti ai propri tifosi, 6ª vittoria in 7 gare. Qui a Luigi Ferraris, l'unica partita in cui il Genoa non è riuscito a trionfare, a trovare la vittoria, a collezionare i 3 punti lo scorso 28 gennaio, lo 0-0 e il pareggio senza gol contro il Pisa di Luca D'Angelo. Tutt'altri numeri quelli invece collezionati sotto la gestione tecnica di Alexander Blessin, dell'ex allenatore, con una vittoria, 5 pareggi e una sconfitta lo scorso 4 dicembre, il punto più basso, la sconfitta interna contro il Cittadella di Edoardo Gorini con il gol di Mirko Antonucci. Veniamo al racconto del match, una Cosenza con grande carattere, con una
4-3-2-1-2 a dimostrazione comunque di non temere, di non aver paura dell'ambiente. Questa sera presente al Luigi Ferraris modulo, che però verrà rivoluzionato d'inizio ripresa con l'uscita da parte a fine primo tempo da parte di Cortinovis e l'entrata di Zilli. Si passerà ad un più equilibrato 4-4-2. Primo tempo che termina con il Genoa in vantaggio grazie al gol di Radu Dragusin, sempre l'ex difensore bianconero, sempre l'ex difensore blu cerchiato, che ormai ha trovato comunque una propria soddisfazione a sbloccare i match, dal gol al Braglia contro il Modena di Attilio Tesser, al gol che ha sbloccato qui al Ferraris un match complicato come quello vinto 3-0, seppur nel finale contro la Spal di Massimo Oddo. Sempre e comunque Radu Dragusin ha e sbloccare il match, una partita comunque non semplice, bloccata per i primi 30 minuti, punizione di Gudmundsson, l'assist dell'islandese su calcio piazzato a trovare sul secondo palo, indisturbato, grave errore della difesa calabrese, proprio Radu Dragusin per il gol del vantaggio del Grifone. È un Grifone comunque che ha sofferto nel corso dei primi 20 minuti a trovare gli spazi, colpo di testa di Puskas centrale, non intervento per nulla preoccupante, quello di dell'ex salernitana e Bari Mikai, che poi riesce comunque anche a bloccare un tentativo sempre dell'ex Pisa e Reading centrale al 14esimo. Prima grande chance al 22esimo sul cross dell'ex lagunare Aps, c'è una deviazione, palla che viene che prende una strana traiettoria grazie alla deviazione di Brescianini, sul secondo palo opportuno l'inserimento dell'ex Brescia Sabelli che colpisce però la traversa. Non sarà l'unico legno nel corso del primo tempo, continua a cercare comunque di prendere spazio e anche le misure il Grifone, con il tentativo deviato in corner da parte di Strootman, il vantaggio come detto al 34esimo sul calcio piazzato di Gudmundsson, il colpo di testa della centrale Radu Dragusin. Però è un primo tempo che termina con la risposta per il Cosenza con il calcio piazzato del fantasista Calò, elemento negativo e decisivo in negativo ad inizio ripresa, e poi scopriremo il perché. Il calcio piazzato, la punizione di Calò, colpo di testa di D'Urso con Martinez battuto, salvato però dalla montante, dalla traversa con il quale termina il primo tempo. Ripresa che si apre con il tentativo dai 20 metri deviato in corner da parte di Mikai, sempre di un positivo Strootman, lui e Sturaro, equilibrio, compattezza, ma soprattutto anche l'esperienza giusta in questa categoria che fa la differenza. Il 2-0 nasce da un errore clamoroso di Calò, che perde il pallone e su pressione di Badel, regalo per Albert Gudmundsson, che confeziona il gol del raddoppio, gol e assist per l'esterno islandese. 2-0 al 58esimo, passano 120 secondi, palla in verticale di Dragusin per Gudmundsson, che fa la differenza a centrocampo, apertura per Sabelli che vede il taglio centrale di Puskas, che con un controllo a seguire riesce a mettere fuori ritmo proprio Vaisanen e batte nuovamente Mikai per il gol del 3-0 all'ora di gioco. C'è anche spazio per l'entrata in campo di Jagiello e Crescito, ed è proprio l'ex Brescia su un'altra accelerazione, su un altro regalo di un incredibile Gudmundsson, a beffare la difesa calabrese e a firmare il gol del definitivo
4-0 e poker per il Grifone, una grande vittoria, una grande prestazione, una grande prova di forza per riprendersi, per strappare nuovamente il secondo posto in classifica a Bari e su Tirol. Continua la lotta per il posto in Serie A, continua la lotta, promozione per il secondo e ultimo posto per la massima serie. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!